grazie. Sono completamente d'accordo con lei. Dunque, prima di evocare la sfida dell'educazione nella scuola, sarebbe utile, anzi necessario, evocare la sfida della formazione nelle famiglie. La famiglia, padri, madri, sono i genitori, sono i primi responsabili della formazione. Ma cosa succede quando loro non vogliono o non possono educare i figli? Un esempio. Nelle mie visite nella diocesi pastorali, i docenti delle scuole primarie mi dicevano: adesso i bambini sono violenti, bambini di 3-4 anni sono violenti. E domandavo: ma perché sono violenti? Perché secondo loro, ma la spiegazione valeva per tutti, i genitori avevano scelto la parte gradevole della formazione, sempre dire di sì alle richieste presentate dai bambini. Invece la formazione di negativa, ma necessaria, dire di no, questo non si faceva a casa. E dunque il primo no incontrato dal bambino si faceva nella scuola, e dunque c'era una reazione di violenza. Ma questo mi sembra tragico. Un ragazzo, una ragazza, non importa, un bambino, la buona educazione si fa sul no dei genitori e non sul sì dei genitori. E adesso la famiglia, dunque la domanda è: cosa può fare o potrebbe fare la scuola quando c'era prima una debolezza completa della formazione da parte della famiglia? Non abbiamo una risposta. La posizione della Chiesa, la posizione diciamo generale, è incoraggiare le famiglie ad educarsi a se stesse e dopo a facilitare l'educazione dei bambini e dei figli. Grazie, io direi di concludere.